Ci sono ricerche recenti dimostrano che la gratitudine è un'emozione che si può coltivare, ma soprattutto è un'emozione che ha effetti positivi sia sulla resilienza che sui fattori legati allo stress. E perché ha questa valenza positiva? Perché è una delle emozioni ponte per il sistema affiliativo. Le emozioni del sistema difensivo sono quelle che tengono alto il livello di stress. Quando si alzano le emozioni del sistema affiliativo, proprio per un meccanismo interno, si abbassano quelle del sistema difensivo e quindi si abbassano tutti quei rilevatori neurochimici che ci fanno sentire in pericolo. Quindi la pratica di gratitudine è una pratica che può essere coltivata volontariamente proprio per attivare le emozioni del sistema affiliativo. E c'è un altro grande vantaggio nella gratitudine che, diciamo, riduce la nostra tendenza ad essere focalizzati sugli aspetti pericolosi e minacciosi della nostra vita e sposta invece l'attenzione alle risorse. C'è una poesia che vi vorrei leggere, fa parte di una raccolta di Roberta Dapunt. Roberta Dapunt è una poetessa molto interessante che vive, credo, a San Vigilio, in una malga. Questo è il suo lavoro, il suo altro lavoro, ma è una poetessa pubblicata nella Bianca di Einaudi con un libro che si intitola Le beatitudini della malattia, in cui lei descrive in maniera molto commovente un percorso legato all'Alzheimer, molto commovente e molto grato. E la poesia che vi voglio leggere si intitola Orazione per la mente, perché c'è un aspetto che coltiva la consapevolezza, che è il ricordare, e un altro aspetto che coltiva la gratitudine è proprio ricordare quello che di buono abbiamo ricevuto. Nella seconda pratica che abbiamo fatto venerdì scorso, siamo tornati alla gratitudine nei confronti dei nostri genitori. Oggi lavoreremo sulla gratitudine, sugli eventi di gratitudine anche tra pari. E la poesia è molto interessante perché è attorno appunto al non dimenticare. E si intitola Orazione per la mente. Proteggimi dal dimenticare. Proteggimi dal non sapere, dal non aver visto, ascoltato, visto, guardato. Favorisci in me il pensiero, non sia mai ferito. Possa lo spazio che ho dentro la testa essere scontento perché è troppo vuoto anche nell'ultimo giorno. Proteggimi dalle camere buie, dall'ordine perfetto della mente. Niente passi oltre queste mie pareti, tutto mi irrompa. Siano gli occhi e le orecchie il varco tra me e l'esterno. Rimangano le infelici domande e le risposte. La volontà mi sta stendendo. Riparami dal nulla, difendimi dal non essere. Meglio la morte, meglio la morte. Quindi ci apriamo a ricordare gli atti in cui abbiamo ricevuto e che risvegliano in noi la gratitudine nel gruppo dei pari. Portiamo l'attenzione alla posizione che abbiamo scelto e prendiamo comoda dimora. Prendiamo comoda dimora nei punti di contatto.
tenendo l'attenzione e il respiro proprio sulla sensazione di contatto legata ai piedi. Legata al bacino. Il contatto delle mani e delle braccia. Non diamo per scontato nessuno di questi contatti, la loro natura è interamente nuova. Poi portiamo l'attenzione al respiro. Consideriamolo un altro punto di ancoraggio. Teniamo il nostro respiro così com'è. E momento per momento seguiamo tutta l'inspirazione e tutta l'espirazione. Non diamo per scontato nessun respiro. Lasciamo che la nostra attenzione abbia questi punti di ancoraggio in modo da non vagare, ma nello stesso tempo, in modo da essere flessibile, sensibile. E poi, quando ci sentiamo pronti, senza affrettarci, mettiamo a fuoco gli atti di gentilezza che abbiamo ricevuto dai nostri vicini. Recentemente o anche in passato. E gli atti di gentilezza che abbiamo fatto per i nostri vicini. Ma senza che la nostra gentilezza copra
la consapevolezza della gentilezza altrui. E lasciamo che questi atti di gentilezza incomincino a sciogliere quello che ostacola la percezione della gratitudine. E quando ci sentiamo pronti, mettiamo a fuoco gli atti di gentilezza dei colleghi di lavoro. Quei momenti in cui un gesto minimo ci ha sorpreso. E lasciamo che lo spazio del cuore diventi più vasto, più percepito e più grato. Possono essere state gentilezze minime. Possono averci visto in difficoltà a una cena di lavoro e avere dato qualche attenzione in più a noi. O averci invitato in un momento difficile a prendere un caffè. O averci aiutato a risolvere qualche problema pratico. Lasciamo che la sensazione fisica della gratitudine sia percepita con nitidezza, senza giudicarla. Non giudichiamo quanto siamo grati, gustiamo il fatto di essere grati.
E poi spingiamoci in un territorio ancora più intimo. E proprio per questo, forse un territorio meno facile o scontato. Guardiamo se possiamo mettere a fuoco la gratitudine per i nostri amici. A volte l'amicizia ci fa credere che certe attenzioni siano scontate. Guardiamo se possiamo riconoscerne la loro originale bellezza. E poi guardiamo se possiamo mettere a fuoco la gratitudine per i nostri fratelli, se li abbiamo, per le nostre sorelle, se li abbiamo. La gratitudine per quel gruppo che ci è pari all'interno della famiglia, i cugini. Quel gruppo di persone che non abbiamo scelto, che sono nella nostra vita, con le quali a volte possono esserci momenti difficili, ma anche attimi di gioia. Guardiamo se possiamo mettere a fuoco questi momenti di gioia. E lasciamo che tutti questi momenti di gentilezze ricevute, tutti i momenti in cui abbiamo sperimentato la gioia della gratuità, lo scoprirsi inaspettato della generosità altrui nei nostri confronti, vadano ad alimentare la nostra gratitudine. Poi concludiamo con la regina delle gratitudini, la gratitudine di essere vivi, la gratitudine di poter ricordare, la gratitudine di sapere di aver ricevuto, la gratitudine di non dimenticare.